Ciao a tutti amici, sono Cliffwood007, sì, no, chiamatemi come volete, e sono qua per fare la recensione del film chiamato Climax del 2018 di Gaspar Noé, un film molto particolare che mi ha colpito e segna il ritorno qui sul canale delle recensioni dopo quella schifezza di The New Mutants. Sigla! Climax, innanzitutto partiamo col dire che Climax non è un film per tutti i palati, è un film molto particolare, con delle scelte registiche molto particolari, che ad alcune persone a cui piace magari il cinema più leggero non piace. Partiamo dalla trama che è qualcosa di veramente semplicissimo. Ci sono questi ballerini che dopo uno show si ritirano nella loro scuola e fanno un after party, quindi si mettono a ballare, fanno tutto quel che vogliono e bevono un sacco di questa sangria. A un certo punto del film si scoprirà che questa sangria è stata avvelenata, è stata drogata e quindi iniziano tutti ad andare in delirio e per tutti sarà un inferno terribile questa festa. Intanto cercheranno di scoprire il colpevole, però essendo inibiti dall'effetto di questo veleno, inizieranno a delirare e terminando con un piano sequenza di 42 minuti girato tutti in un'unica volta, quindi senza tagli, che sarà qualcosa di spettacolare, perché un piano sequenza superbo dove tutti impazziranno fino a giungere all'epilogo finale. E dato che questo Climax è un film molto particolare, ho deciso di fare la recensione nel suo stile. Quindi benvenuti al trip della recensione di Climax. Dopo Soul Contra 2, che pronuncia, mamma mia. E Irreversible, Enter the Void e Love, Gaspar Noé torna con un suo nuovo film e torna alla grande. Qui Gaspar Noé mette in campo una regia spettacolare, magnifica e veramente esaltante. Infatti, secondo me, Noé è uno dei più grandi registi degli ultimi 20 anni e non esagero nel dirlo. Ha fatto solo 5 film, ma i pochi che ho visto per ora, perché è una filmografia abbastanza complicata da approcciarsi, mi sono piaciuti veramente tantissimo. Allora, questo Climax in particolare è molto bello perché secondo me rappresenta una discesa progressiva dal paradiso all'inferno per poi risalire al paradiso, diciamo la Divina Commedia di Noè. Perché infatti se non è un caso che la primissima inquadratura sia tutta bianca con questo uomo ripreso in campo allungatissimo, quindi questo uomo risulta molto molto piccolo nell'inquadratura, che è sovrastato dal bianco, che è il colore del paradiso per definizione. E il film, mano a mano che va avanti, mano a mano che scorre, diventa sempre più scuro, sempre più colorato, tanto che alla fine, nel piano sequenza finale, magistrale da 42 minuti, i colori al neon e fluo, si fanno veramente sentire molto con tutte le stanze con tutte le stanze di questa scuola di ballo che iniziano ad illuminarsi in maniera veramente spettacolare, con questi colori esaltati al massimo, insomma, delle scelte artistiche veramente potenti. Ci saranno pochissime inquadrature in questo film, perché sono per la maggior parte, per la maggior parte delle inquadrature di questo film sono piani sequenza molto lunghi, tralasciando ovviamente il piano sequenza finale, come ho già detto. E è un film molto particolare perché vede i titoli di coda messi all'inizio e a metà film i titoli di testa, come state vedendo nell'immagine e anche in questa immagine qua. Ci sono un sacco di coreografie coreografate veramente magistralmente bene, perché ci sono delle scene di ballo bellissime. E diciamo che questo film ha anche un sentore di giallo, un sentore di
ritrovare il colpevole, anche se a un certo punto non tutto andrà per il verso giusto, anzi niente andrà per il verso giusto, perché appunto questa sangria farà degenerare i partecipanti della festa e per alcuni sarà un paradiso, mentre per altri un inferno. Ora io non voglio spoilerare chi è il colpevole dell'avvelenamento della droga che c'è nella sangria, però il film non lo dice mai anche lui, però lo fa intuire in una maniera delicata, in una maniera veramente impercettibile. Infatti la scena in cui vediamo chi è il colpevole è solo per pochissimi frame. Intanto siamo davanti a un film magistrale, anche perché qui gli attori non sono attori professionisti. Gli unici due professionisti sono quella che interpreta Selva, la protagonista, e anche la mamma, perché erano i ruoli più drammatici e quindi Gaspar Noè volle prendere degli attori professionisti, ma tutti gli altri sono solo ballerini presi di qui e di là. E recitano molto bene, però, e quello è il loro punto di forza. Poi anche la sceneggiatura, ecco, la sceneggiatura è stata scritta sulle pagine di un tovagliolo, quindi potete capire. Però è ugualmente efficace, nonostante la sua infinita semplicità. Dura meno di 4 pagine ed è stato dato un canovaccio agli attori su cui improvvisare sopra. Scommetto che il piano sequenza è tutto improvvisato, sicuramente, però vorrei analizzare con voi una determinata scena, la prima, che è un piano sequenza di una decina di minuti, che è coreografata veramente bene con le parole dello stesso Dans les Gaspar séquences Noé. initiales d'ouverture de Climax, je l'ai tourné le premier jour de tournage. J'avais choisi les danseurs que j'avais rencontrés dans des bals ou dans des compétitions de danse ou d'autres que j'avais rencontrés par Internet. Pour tout le reste du film, je pensais faire les laisser danser à leur manière et comme des questions qu'ils soient dans un état second, qu'ils dansent de manière en plus sauvage, mais à leur manière. Mais il y avait une séquence de chorégraphie au début du film. J'avais proposé donc à Sofia Boutella de jouer le rôle de la chorégraphe de cette séquence, mais une chorégraphe qui danse dans le spectacle aussi. Et c'est elle qui m'a recommandé une excellente chorégraphe américaine qui s'appelle Nina McNally, qui a accepté de travailler dans le film. Et initialement, c'était pour faire la chorégraphie du début, mais après, elle est restée pendant tout le tournage pour continuer à guider les danseurs. Et je n'ai pas assisté aux répétitions qu'elle avait fait pendant 2 jours avec eux. J'aurais présenté les danseurs et elle a travaillé dans le décor où on allait tourner le lundi matin. Du coup, pendant 2 jours, elle avait répété avec eux, sans ma présence. On avait choisi la musique ensemble. C'était moi qui manipulais la caméra qui était au-dessus de la grue. Et voilà, ça s'est fait de manière très collective, très joyeuse. Et parce que chacun des danseurs danse plus ou moins à sa manière, et la plupart d'entre eux, c'était pas des danseurs professionnels, c'était genre des danseurs individuels, c'est hallucinant que le tout marche aussi bien. On avait tourné la séquence genre une quinzaine de fois, et on a fini à 2h du matin, mais je crois que la prise qu'on a gardée, c'est l'avant-dernière, c'est la 15e ou 14e. C'est un moment d'euphorie collective, très transmissible. Et chaque fois que je présente le film, j'adore rester dans la salle jusqu'à cette séquence-là pour la revoir encore une fois. Ecco, queste erano le parole di Gaspar Noé riguardo alla prima scena del film, che ho trovato veramente interessante. Ovviamente l'intervista non gliel'ho fatta io, purtroppo, e comunque queste erano le sue parole in merito. In certi punti ho tagliato il video anche perché c'era la musica molto alta per non ricorrere in problemi di copyright. E per concludere, devo dire che il film mi è piaciuto veramente molto, anche la fotografia veramente molto bella, il significato intrinseco del film. Vi ricordo di scrivere nei commenti, nella sezione dei commenti, che film vorreste che io recensisca dopo questo climax. Mi raccomando, fatelo tutti e farò poi un piccolo sondaggio e il film che avrà magari più voti vincerà e verrà recensito da me. Quindi direi di concludere il video, lasciate like, iscrivetevi, solite cose e vi auguro buone cose e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!